avete visto dalla mia introduzione, oggi parleremo di Darksiders 2 e vi propongo una recensione di Darksiders 2. Quindi buona visione e godetevi sia la recensione che il gameplay del video che vi ho preparato. Allora, cominciamo un po' parlando della saga di Darksiders, prima di passare proprio alle caratteristiche del gioco. Il primo Darksiders, uscito all'inizio del 2010, è la dimostrazione plastica di alcune delle peggiori strutture del mercato dei videogiochi, in cui a volte non basta più confezionare un gioco di qualità per avere successo. Può capitare, per esempio, che confezionare un'avventura straordinariamente ricca di contenuti, curata nel design, longeva e ben oltre gli standard del genere e furba nel copiare da buoni maestri come la saga di Zelda, ci si senta criticare in base alle aspettative dei tanti che credevano trovarsi davanti un clone di God of War e non erano soddisfatti della troppa esplorazione dei ritmi d'avventura vecchia scuola o del sistema di combattimento. Gli sviluppatori sembrano però aver preso molto sul serio tutte le critiche al primo capitolo, persino quelle ingiuste, lunghi da voler snaturare il gioco per adattarlo ad aspettative sbagliate, però si sono rimboccati le maniche per rendere Darksiders 2 ancora più longevo, ricco di contenuti, giocabile, accessibile. La speranza che gli sforzi stavolta paghino, perché l'avventura di morte è davvero un piacere da giocare. In effetti, quelli appropriati alla formula non sono miglioramenti in senso stretto o semplici aggiunte, ma qualcosa che i fan della saga sentiranno come una naturale evoluzione meccanica dei contenuti del primo capitolo. L'esempio più utile è la navigazione degli scenari. Se Guerra si aggirava per le lande post-apocalittiche, che come un camioncino ivico con una ruota sgonfia, Morte è infinitivamente più mobile. La sua agilità, dipinta dagli animatori con movenze quasi animalesche, oltre a caratterizzarlo in modo unico e utile in senso ludico, dato che i dungeon si sviluppano in verticale quanto in orizzontale e sono spesso in proporzioni molto più ampie rispetto al primo capitolo. Ciascuno di essi, Morte, recupererà un oggetto che potrà usare in battaglia e gli garantirà l'accesso in aree precedenti inaccessibili. A metà e alla fine di ogni dungeon, ovviamente, Morte farà i conti con dei boss di dimensioni che vanno dal preoccupante livello Shadow of the Colossus e che andranno sconfitti sfruttando le caratteristiche dello scenario, abilità specifiche, oggetti speciali e ovviamente infilandogli tanti colpi di falce sul demoniaco Coping. Detto così, sembra che ancora una volta la fonte di ispirazione del gioco sia Zelda, ma in effetti, per toni e struttura, l'avventura di Morte tra i reami è la cosa più vicina al vecchio Soul Reaver per PlayStation 1, che abbiamo giocato da anni, ma da quello classico Eidos non è l'unico prestigio che viene in mente. La gestione dei tesori delle armi, ad esempio, rimanda in netto a Borderlands. Ogni oggetto che trovi in giro vanta di caratteristiche di danno, resistenze bonus e malus uniche, ed è soggetto a mutazioni legate al livello del giocatore. Un sistema che la birra per complessività è GDR, e che ovviamente dona all'avventura THQ uno spessore notevole. La necessità di essere di livello per equipaggiare alcuni oggetti e delle armi migliori, prima fra tutte le rarissime armi possedute, si fa inoltre il giocatore cerchi lo scontro anziché sfuggirlo. Essendo invogliato a esplorare le varie e obiettivamente numerose possibilità belliche di morte, per il banale motivo che conviene i livelli di morte fino a 20 e per la prima passata a 30 per il New Game Plus, determina anche l'accesso alle abilità collera, incantesimi distribuiti su uno schema d'albero che sono in grado di dare un'impronta sensibile e diversa al personaggio. Le abilità diverse nei rami Alado Necromante offrono vantaggi di natura offensiva e difensiva, di supporto e di indebolimento, e si aggiungono alle tecniche puramente belliche acquistabili dai numerosi venditori e maestri del gioco. Grazie alle liberalizzazioni, adesso Vulgrim ha un bel po' di concorrenza e la possibilità di usare oggetti come la morsa letale, la catena degli abissi del primo essenzialmente, all'interno delle combo. In effetti, però,
La scelta di avere due rami che includono tante abilità e cascata, spesso molto eterogenee tra loro, è una delle meno indovinate del gioco. Dover sbloccare cose in cui non ci interessa granché arrivare per poter scatenare un potentissimo quanto scenografico stormo di corvi sui nemici è un po' supplizio. Certo, è sempre possibile di ridistribuire i punti nel corso del gioco, ma rimane il fatto che il build si potrà sperimentare no. Non sono più di due o tre. Peccato. Strutturalmente Darksiders 2 non è molto diverso dal primo capitolo. I mondi che Morte si troverà ad attraversare sono strutturati con un hub centrale, una mappa che fa da collante e ospita una grande quantità di collezionabili di queste secondarie, e diversi dungeon, ciascuno più o meno delle dimensioni di quelli del primo capitolo. Il piccolo dettaglio che dopo una decina di ore o più ci si rende conto che l'area delle terre di Forgia, nella quale si parte, dopo una breve introduzione, non è che uno degli scenari del gioco, seguito da un altro delle stesse dimensioni, con altrettanti dungeon. E un altro ancora. Darksiders 2, per andare sul gergo tecnico, è una vagonata di roba che metà basta. Caratterizzata graficamente per giunta in modo più vario e curato che nel primo capitolo. Spiacente solo che, dietro il protesto narrativo di narrare il tentativo di morte di salvare il fratello, la storia finisca per parlare di tutt'altro, della nascita dei cavalieri a rimorso che tormenta il protagonista, arrotolandosi in un complotto cosmico che minaccia di far sembrare l'apocalisse il rientro delle ferie. Per quanto il design e le ambientazioni siano un punto di contatto fortissimo tra il primo e il secondo capitolo, già dopo poche ore di gioco alcuni giocatori si troveranno spiazzati, dato che la vicenda prende una strada così inattesa che sembra quasi che un giocatore di un'altra serie. Rinfrescante sotto un certo punto di vista, ma la scelta non necessariamente verrà apprezzata da tutti. Ricapitolando, nel corso delle ultime pagine, è capitato di citare Borderlands, Zelda, Skyrim, Legacy, ok. Pochi giochi possono vantare di padri nobili di questo calibro, e ancora meno sono quelli in grado di uscire nei confronti del genere con la loro dignità intatta. Se Darksiders 2 ci riesce, è pari del primo capitolo e il titolo frutto di cura e di lavoro, che merita sicuramente di far parte della collezione di ogni giocatore. Insomma, cosa potremmo dire? Un gioco eccellente sotto il punto di vista dei contenuti e per la cura in cui è stato realizzato, e un'ottima grafica e telecamera e modellazione che però potrebbero essere migliorati, però una colonna sonora eccellente e anche qui vantiamo del doppiaggio in italiano, un grande divertimento e una longevità veramente ottima. Bene, io adesso direi che però basta parlare di Darksiders, possiamo fare partire il trailer. Mi raccomando, commentate, votate e iscrivetevi. Vai col trailer! Born. A bright kingdom was created for the angels, a dark realm for the demons, and a world for mankind. But war, rider of the apocalypse, destroyed the earth before its appointed hour. Or so it was claimed. You have defiled the law, horseman. To spare his brother from oblivion, the second horseman rode forth. And his name was Death. I see you, rider of death. You offer so little. I have an offer in mind. Is he the end of man?